Presidente, io il 14 marzo, tramite il suo ufficio, ho mandato una nota al commissario straordinario e ancora oggi non ho avuto risposta. Però voglio mettere a conoscenza di questa assise cosa avevo detto. La nota chiarimento sulla gestione commissariale della società Belice Ambiente S.p.A. A seguito di alcune determine si è venuti a conoscenza che la Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione ha proceduto all'acquisto di due mezzi autocompattatori e alcune cassonette. Tali acquisti ha fatto sorgere in capo allo scrivente dei dubbi di carattere formale e sostanziale. In primo luogo vale la pena evidenziare che la società Belice Ambiente S.p.A. è in liquidazione e che fra i principi che sorreggono lo stato di liquidazione vi sono quelli che la società va gestita ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e si possono compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. Sicuramente non vi è il potere di compiere atti per incrementare il patrimonio sociale e l'acquisto di mezzi e cassonetti è un atto di incremento del patrimonio sociale, qualunque ne sia la loro utilità. In secondo luogo, vale la pena soffermarsi sull'articolato dell'ordinanza del Presidente della Regione, riferimento 8 del 27/9/2013, in verità l'articolo 2 della citata ordinanza dispone in ciascun territorio, compreso negli attuali consorzi e società d'ambito, l'assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità nomina un commissario straordinario che procederà, qualora non provvedano gli enti ordinamente competenti, ad adottare tutti gli atti necessari per effettuare con la massima urgenza il passaggio delle competenze alle SRR. Pertanto, il commissario straordinario ha come primo e specifico incarico quello di adottare tutti gli atti necessari per eseguire con la massima urgenza il passaggio delle competenze dall'attuale società d'ambito alla SRR. Con il successivo articolo 3 si prevede una speciale forma di gestione dei rifiuti, almeno nei casi di gestione diretta del servizio, come nel caso di Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione, da realizzare attraverso l'intervento di commissari straordinari che garantiscono la continuità del servizio in nome e per conto dei comuni, avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente. Pertanto il commissario straordinario, nel mentre realizza il suo primo e specifico incarico, deve garantire la continuità dei servizi dell'attuale società d'ambito. Ma c'è di più. Con la direttiva protocollo 42575 del 28/10/2013, l'assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità del tempo, dottor Nicolò Marino, confermata dal dirigente generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, dottor Marco Lupo, all'articolo 2,21, ha specificato che il commissario straordinario svolgerà il proprio ruolo avvalendosi dell'intera struttura societaria, organi sociali compresi, e pertanto mantenendo inalterato, tra l'altro, la ragione sociale, il personale e il soggetto datore di lavoro, l'organizzazione tecnico-economica, finanziaria e amministrativa. Dalla lettura di quanto sopra si rende necessario far risaltare che in primo luogo il commissario straordinario, consigliere gentilmente, al fine di garantire il servizio, utilizzerà l'intera struttura societaria, organi sociali compreso,
prevedendone una netta distinzione tra le figure del commissario straordinario e il soggetto rappresentante legale della società e con esso il ruolo e competente. Pertanto il commissario è un oggetto che ha in uso la struttura societaria, mentre rimane in capo al liquidatore la rappresentanza della società. Le locuzioni sopra scritte e la terminologia usata sia nell'ordinanza che nella circolare sopra indicate portano a concludere che gli atti che impegnano la società all'esterno devono essere sottoscritti dal rappresentante legale della società, ovvero quantomeno essere a firma congiunta dal rappresentante legale e dal commissario straordinario. Infatti, il commissario straordinario si avvale della struttura societaria che è in uso per un particolare finalità e con quella di garantire la continuità dei servizi che, combinato con la distinzione delle figure come sopra meglio specificate, fa emergere con chiarezza che le attività del commissario straordinario sono finalizzate a garantire la continuità dei servizi indicando al liquidatore gli atti che devono essere adottati, quantomeno congiuntamente per tale fine. Infine, appare utile evidenziare che gli effetti dell'ordinanza ex 191 del Presidente della Regione sono a termine, e cioè per un periodo limitato 30/6/2015. Alla luce di quanto sopra e dalle informazioni assunte, sembra che il commissario straordinario fin dal suo insediamento non abbia intrapreso nessuna azione volta al perseguimento del suo primo e specifico incarico. Procedere, qualora non provvedano gli enti ordinariamente competenti, ad adottare tutti gli atti necessari per fare con la massima urgenza il passaggio delle competenze alle SRL. Mentre la sua azione sembra concentrata al proseguimento del secondo incarico, ex articolo 3, ordinanza del Presidente della Regione, riferimento 8/2013, che è supplementare al primo ex articolo 2, sempre dell'ordinanza del Presidente della Regione, riferimento 8/2013. Ma anche relativamente al perseguimento dell'incarico ex articolo 3, ordinanza Presidente della Regione, riferimento 8/2013, relativo alla necessità di garantire la continuità dei servizi nell'attuale società d'ambito, sembra che il commissario straordinario non sia in linea con quanto disposto dall'ordinanza e circolare esplicative. Infatti, non sembra possibile che il commissario straordinario possa sottoscrivere atti che impegnano la società d'ambito all'esterno e soprattutto non sembra possibile che il commissario straordinario aumenti il patrimonio della liquidazione acquistando beni dalla lunga durata che va ben oltre il 30/6/2015. Per quanto sopra, si ritiene necessaria una risposta scritta dal commissario straordinario della Belice Ambiente S.p.A. e di non sottoscrivere atti che impegnano la società all'esterno e che non siano rispettosi delle leggi e del perseguimento della prima funzione, che è quella di garantire il passaggio delle competenze dell'attuale società d'ambito all'SRR. Presidente, questa è una nota che avevo fatto circa 15 giorni fa, il 14 marzo, l'avevo fatta arrivare in presidenza dove l'ha spedita per la via. La nota è stata trasmessa per PEC al lato Belice. Quindi, e siccome, visto e considerato che il nostro commissario straordinario è un commissario dalla risposta facile, pensavo di avere una risposta entro breve termine, invece tutt'oggi risposte non ne ho avuto. Forse la difficoltà di queste discariche, perché stiamo notando che la maggior parte delle discariche sono piene e alcune discariche addirittura chiuse perché non si può conferire più a discarica. Ora,
voglio aggiungere, cosa intende fare il governo regionale per quanto riguarda i rifiuti della Sicilia? Ha un'alternativa o vuole riempire la nostra amata Sicilia piena di spazzatura? Questo è una cosa che in questi giorni mi fa molto pensare che siamo allo sbando.